Chiedono le dimissioni dell'assessore al bilancio Carlo Orecchioni, i gruppi di minoranza in consiglio comunale a Lanciano. È stata quantomeno una inopportunità politica la sua presenza alla giunta del 25 ottobre scorso, che deliberò la richiesta di attivazione da parte del comune di Lanciano del liceo musicale nello stesso istituto dove Orecchioni è vicepreside. Chi troppo vuole nulla stringe, commentano i consiglieri dell'opposizione, perché ad oggi, sottolinea Gabriele Di Bucchianico, che è anche consigliere provinciale, non esiste un atto formale con cui viene assegnato a Lanciano un liceo musicale. Di un amministratore che di pubblico ha poco e di trasparente davvero zero. Questo è quello che ci sentiamo di dire. Non puoi prendere all'interno di un istituto scolastico, prendere in giro i tuoi studenti. La scelta di perorare la causa di un solo istituto, dicono dalla minoranza, potrebbe infatti far rischiare di non averne affatto in città. Anche il Detitta, infatti, aveva avanzato la stessa richiesta del Galilei. Enrico D'Amico. Siamo preoccupati che Lanciano perda questa occasione storica, quella di completare un bellissimo iter formativo che riguarda tutti i gradi di studio e che quindi poteva trovare la ciliegina sulla torta proprio per quanto riguarda il liceo musicale. Purtroppo il Comune ha fatto a nostro giudizio una scelta sbagliata, ha adottato una delibera di giunta comunale che non era prevista quando ci sono due candidature da parte di due istituti. Nella delibera non è motivata perché si sceglie un istituto piuttosto che un altro e questa situazione probabilmente potrà indebolire la posizione di Lanciano in quanto sede di questo liceo scientifico e quindi noi liceo musicale e quindi noi siamo preoccupati che sia un'ennesima occasione persa. Poi c'è la questione del doppio ruolo di uno degli amministratori, dell'assessore Orecchioni, che ha determinato sicuramente quantomeno confusione, una scelta inopportuna che è stata stigmatizzata da tutta la minoranza. Noi ci auguriamo comunque che l'obiettivo sia raggiunto e che Lanciano possa effettivamente essere ancora una volta consacrata concretamente come la città della musica, anche per fornire un servizio al suo comprensorio. Questa è un'ulteriore occasione per dare dei servizi al nostro comprensorio al quale guardiamo o dovremmo guardare sempre con interesse.